dal punto di vista, diciamo, dell'ordine dell'universo, a livello metafisico, perché sono puri spiriti, noi invece siamo impastati con la debolezza della carne, pur essendo anche spiriti. Ma dopo che il Verbo è diventato carne, gli angeli si sottomettono, come abbiamo visto, a Cristo e quindi diventano anche i servitori degli uomini. E quindi gli uomini salgono a un livello grandissimo. Ecco perché alcuni santi, come Gregorio Magno, dicevano: o creatura umana, riconosci la tua dignità. E questo è un aspetto molto interessante, perché appunto noi possiamo diventare figli di Dio, figli adottivi nel figlio Gesù, ma figli. A noi Dio può dire: tu sei mio figlio, io ti ho generato, nel momento del nostro battesimo. Ma non lo può dire agli angeli. Gli angeli sono solo i suoi servi, i suoi ministri fedelissimi, ma non sono i suoi figli. Leggete il prologo della lettera dell'autore, che noi diciamo Paolo, agli ebrei, in cui si dice: a nessuno degli angeli Dio ha detto tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto, io ti ho generato. Noi in Cristo, attraverso l'incarnazione del Verbo e attraverso la sua opera di redenzione, veniamo in qualche modo assimilati alla divinità, partecipi dell'essere divino. È qui che gli angeli lo riconoscono questo con grande apertura interiore e si sottomettono a questo progetto altissimo di Dio, mentre, secondo la tradizione, gli angeli cattivi non hanno accettato questa umiliazione, non si sono piegati. Quando Dio Padre ha progettato loro il mistero dell'incarnazione del Verbo, Lucifero ha detto: no, io non mi posso piegare a una creatura inferiore a me, come l'essere umano. Non accettato. Ecco il peccato angelico. E uno sguardo particolare, terzo aspetto della nostra riflessione, Bernardo lo dà all'angelo custode. E ci sono degli aspetti interessanti che vanno appena accennati. L'angelo custode, che come abbiamo visto è l'ultimo grado della gerarchia angelica, è quello più vicino agli esseri umani, anzi è stato creato proprio per custodire gli uomini. E Bernardo considera proprio questo ministero, questo servizio, diaconia degli angeli come una mediazione tra Dio e gli uomini. Perché il loro operato consiste precisamente nel salire, come abbiamo detto, e scendere dal cielo. Come Gesù stesso ha detto, no? Nel Vangelo di Giovanni: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo, il Verbo incarnato. Cosa vuol dire salire e scendere? Bernardo spiega: la via ascendente in salita è quella della beatitudine celeste, che allora è data dalla contemplazione di Dio, dalla lode a Dio, dal trisagio santo, santo, santo. La via discendente, invece, li porta a volgersi verso la terra con compassione. Compassione significa patire insieme. Ed essi sentono compassione di noi piccole, povere creature umane, compassione per i nostri bisogni, le nostre necessità. Tuttavia, precisa Bernardo, pur essendo compassionevoli, tenerissimi nei nostri confronti, non perdono mai la visione beatifica quando vengono verso di noi. Anzi, trasmettono agli uomini, come abbiamo visto, quelle verità che sono proprie di Dio e quel fuoco d'amore che appartiene alla santità divina e alla sua infinita misericordia. Essi esprimono al loro custodito lo stesso anelito di ascendere verso le vette della santità divina. Quindi scendono perché l'uomo possa capire che è importante che ascenda verso il cielo, non rimanga prigioniero della terra, se no si perde. Deve riconoscere la nobiltà altissima che Dio l'ha chiamato e che lo ha trasformato in figlio suo.
E così facendo, dice Bernardo, imitano l'esempio di Cristo. Perché come Gesù è diventato uomo per servire l'uomo, per comunicargli la grazia divina, per dargli la sua salvezza, così essi partecipano alla medesima missione di avvicinarsi umilmente agli esseri umani, accostandosi ad essi e vivendo con loro quali vigili custodi, essi non fanno altro che condividere l'azione di Cristo stesso, il Verbo eterno di Dio, il quale dalle sublime altezze della sua divinità è sceso fino alla realtà debole e fragile dell'uomo, per farsi in tutto simile all'essere umano, come abbiamo detto, eccetto il peccato. E questa umiltà di Gesù, del Cristo, verso gli uomini, ha suscitato negli angeli una tale impressione, ammirazione, una tale movenza interiore che li ha spinto a fare la stessa cosa, in modo che essi sono mossi, come il Verbo eterno, da un amore sconfinato verso le creature umane. O se conoscessimo questo amore, sia di Cristo, ma anche degli angeli custodi, affinché anch'essi possano condividere l'azione di Cristo e portarci alla salvezza. Di fronte a queste elevate considerazioni, l'animo di Bernardo si innalza in una preghiera stupenda di ringraziamento a Dio per la sua vita a condiscendenza verso l'uomo, dicendo, attenzione a questa riflessione interessantissima, che il Padre Celeste ha inviato l'unigenito del mondo e non c'è un amore più grande di questo. Poi, dopo che il Figlio, morto e risorto, è asceso al cielo, ha inviato lo Spirito Santo che completasse l'opera di Cristo e santificasse il cuore dei cristiani. Ma affinché tale opera del Figlio incarnato e dello Spirito Santo giunga felicemente al compimento, Dio ha mandato inoltre gli spiriti beati, gli angeli, a esercitare il proprio ministero a vantaggio dell'umanità, assegnando loro il compito di custodirci e di farsi nostri precettori. Dice Bernardo, quale mistero infinito d'amore! Non è bastato che venisse il Figlio suo, non è bastato che fondesse il suo spirito, non è bastato che ci lasciasse sulla croce la sua madre. Ha voluto che anche i suoi ministri, che fanno parte del suo esercito celeste, fossero accanto a noi. E dice perché? Perché l'angelo custode ha il compito fondamentale, l'unico necessario per l'uomo, di aiutare la creatura umana nel custodire, dice lui, il frutto dell'albero della croce, cioè il frutto della salvezza proveniente dal Cristo crocifisso. Soprattutto, dice Bernardo, dal suo sangue prezioso sgorgato sulla croce. Gli angeli svolgono la funzione di aiutare e sorreggere gli uomini affinché pervengano a dissetarsi, purificarsi del sangue effuso dal Cristo trafitto sulla croce, per essere trasformate, rinnovate in creature di Dio, figli suoi. Questo è il loro ruolo specifico, il ruolo degli angeli. Perché, dice Bernardo, perché l'uomo da solo è inaffidabile, è inefficace, anzi spesse volte è vulnerabile e inetto. È un essere talmente fragile, debole, che Dio lo conosce fino in fondo e per questo gli ha dato questi aiuti che lo possano sorreggere. È per questo che anche noi dobbiamo ricordarci di questi aiuti celesti che ci stanno accanto. L'uomo, in fondo, è una creatura, finché vive su questa terra, immatura, che può cadere, che può cedere.